Dopo quanto tempo si riesce a guarire dalla polmonite interstiziale nella vostra esperienza? Probabilmente vuol sapere se si guarisce. Si guarisce, ma ci vuole un po', non so se sono inquadrato, un po', nel senso che ci vuole un bel po' di tempo, soprattutto alle interstiziopatie. Il trucco è non arrivare alle interstiziopatie, nel senso che dovremmo riuscire ad evitare che il quadro clinico sia così avanzato. Ma perché può dare dei danni anche permanenti? Ma l'interstiziopatia, qui entra in ballo l'animo infettivologico, esatto, che è dentro di me. Il problema grosso sono le altre infezioni opportunistiche che questo tipo di infezione può favorire. Mi spiego meglio. Tanto tutti i pazienti ematologici conoscono l'aspergillosi. Sì. Allora è riportato che nel paziente col Covid, con le polmoniti, il rischio, come i pazienti che si fanno la sindrome influenzale o la polmonite da CMV, il rischio di incorrere in una aspergillosi susseguente è molto alto. Per cui questo tipo di problematica infettiva può favorire una sovrainfezione. Funghi. Di fungo. Del fungo. No, solo per spiegare l'aspergillosi. Fungo. Sì. Non quelli che si mangiano, ovviamente. Purtroppo no.